Siamo nel luglio 1983, viene intervistato. Ma chi? Sentiamo. Chiedeva dei genitori e quindi parlò invece con la sorella perché i genitori non erano a casa, dicendogli che aveva avuto una proposta di un signore che l'aveva fermata per un invito a propagandare dei prodotti di cosmetici o roba del genere ad una sfilata che si sarebbe svolta il sabato successivo alla Sala Borromini. La sorella gli disse: Manuela, non da retta, non ha dato molta importanza, ma comunque gli ha aggiunto non da retta a queste storie. E Manuela rispose: dice va bene, poi stasera ne parlo con papà e con mamma. Quando ha avuto la certezza che Emanuela era viva? Non ho mai smesso di pensare una cosa del genere. Io credo di aver capito. Lei forse allude alla telefonata che ha ricevuto Lanza, Sì. al comunicato che sempre Lanza ha reperito in quel cestino lì, credo, piazza del Parlamento. Sì. Ecco, forse allude a quello. Certo, quello è stato un momento, diciamo, direi, liberatorio. Lei crede nel sequestro per ottenere la liberazione dell'attentatore del Papa? La mia opinione è che questi hanno fatto una richiesta del genere. Adesso chiaramente bisognerà vedere gli sviluppi. Sarà una richiesta che effettivamente tenda ad ottenere questo? Io non, questo non lo so, ha capito? Non riesco a capirlo, non è che riesco a soffermarmi su una cosa del genere perché, ripeto, è una cosa più grossa di me, non riesco a capirlo. Ma lei ci crede o no? Ma almeno fino a quello, diciamo, chiamiamoli documenti che ci sono fino a questo momento, sembra proprio di sì, cioè pare che la cosa sia proprio questa. Ci credo perché ci sono dei documenti, diciamo le richieste ci sono state. Ecco, se non fosse un sequestro politico. Non ne vedo altri, non certamente per un rapimento a scopo di estorsione, perché a me non mi possono estorcere niente, non ho niente. Se devo essere sincero, di ipotesi ne ho fatte tante. Ma di chi è questa voce? Qui sembra che a parlare sia Ercole Orlandi. Però chiaramente la nostra mente non si è mai soffermata su una sola, perché chiaramente alcune le escludevamo nel modo più assoluto sin dal primo momento. Ecco, per esempio, il fatto che qualcuno ha parlato di fuga, non ci pensavamo, non ci pensiamo, non ci penseremo mai a una cosa del genere, perché conosciamo molto bene Emanuela. Come nasce l'iniziativa di affiggere i manifesti di sua figlia in tutta la città? Vede, anche qui c'è stata molta solidarietà. L'iniziativa è nata da amici e parenti e quindi questo mi fu detto, cioè mi fu proposto così così, siccome che chiaramente ci attaccavamo pure che posso dire, alla cosa più banale, trattandosi di mettere sotto agli occhi di tutta la gente, di tutta Roma, l'immagine di Emanuela, la fotografia di Emanuela, sempre con la speranza che la persona più distratta potesse vederla e quindi incontrarla e segnalarci magari la presenza di Emanuela da qualche parte, e anche quella per me fu una cosa che dissi sì, va bene. Quanto sono costati i manifesti? Niente, io ho un cognato che ha una tipografia, assieme ad altri parenti, ad amici, eccetera. Mettiamo che a parlare sia Ercole Orlandi, quindi lui fa riferimento al cognato che ha una tipografia insieme ad altri parenti. I manifesti li ha stampati lui gratis e quindi sono stati affissi i manifesti. Stiamo soffrendo in un modo tremendo, anche se dignitoso, anche se senza molti clamori. Per quanto riguarda invece ai sequestratori,
Io vorrei far presente loro solo una cosa, che Emanuela ha 15 anni, loro hanno preso una ragazzina che anche se con qualche raggiro, ma l'hanno presa solo e semplicemente per la sua ingenuità. Ecco, solo per la sua ingenuità. Quindi vorrei dire loro, perché vi volete macchiare di un delitto così atroce, cioè un delitto così barbaro direi, ai danni di una ragazzina di 15 anni? Dico, io non lo so, dico, non lo so se questi signori, devo chiamarli signori perché non so di chi si tratta, sono sposati, se hanno mai avuto la gioia di avere un figlio, una figlia, e quindi se riescono a capire, hanno la sensibilità di capire che cosa significa chiamarsi genitore, chiamarsi padre, chiamarsi madre. Vi pregherei di rivedere il loro atteggiamento, di rivedere un po' tutto, perché dico, Dio ha sempre perdonato e quindi non vedo perché noi uomini non possiamo e non dobbiamo perdonare. Ecco, poi vorrei dire a Emanuela, Emanuela tu, anche se sei una ragazzina, sei stata sempre molto intelligente, quindi mi raccomando, cerca di non di stare calma, cerca di essere tranquilla, vedrai che il Signore ci aiuterà. Interessante questa intervista, questo stralcio. Secondo voi chi è? Qui parliamo del canale segreto pubblico. E i commenti sembrano non avere dubbi, si tratti di Mario Meneguzzi. Ma se fosse, avrebbe finto di essere il padre anche in un'intervista? Rimane un po' di mistero su questo signore, una biografia che a questo punto ci interessa anche da un punto di vista umano. Perché ci dicono fosse nato a Castellammare di Stabia, e certamente si può nascere ovunque nella vita, però il cognome è friulano, o prettamente del nord-est. Esistevano persone del nord-est, soprattutto profughi istriani, che si stabilivano a volte nel centro Italia, nell'Agropontino, come anche la signora Zenton, nel sud, capitava, si stabilivano, venivano portati, veniva loro attribuito un alloggio per i noti fatti, ma non sembra essere questo il caso. E l'accento poi non è esattamente campano, ma sembrerebbe laziale, non saprei dire di che punto in particolare, se del Reatino, o poco più giù o poco più su, ma insomma siamo lì, alle mie orecchie, non campano. Quindi noi dobbiamo ancora farci qualche domanda e speriamo anche la domanda venga dalle sessioni della commissione, che molti di voi, ma anche io, no? In tutto abbiamo giudicato piuttosto autorevoli finora. Sulla buona strada, se non deragliano, se non cederanno a populismi e pressioni di certo giornalistume. Quindi il dibattito è aperto, aperto per tutta l'estate a questo punto. Ma chi era? Mario Meneguzzi. E chiudiamo questo breve video, in attesa di aggiornamenti, se ci saranno ve li daremo, con questa musica che sicuramente riconoscerete. Certo. Senti amore, hai tagliuzzato tutti i miei spaghetti? Mi è venuto un po' di... Sì. No, che mi sarei chiuso un po' lo stomaco. Adesso mi si è aperto. Hai fame adesso? Adesso sì, sto bene. D'estate? Come sarà a fare la crociera? Sai che è domenica, la sera è lì. La famiglia va sempre in crociera. Sì, mi piacerebbe molto.
Le inimitabili musiche di Piero Piccioni per i film di Alberto Sordi, non solo ma prevalentemente per lui, le più conosciute. Questo è Io so che tu sai che io so, uscito nel settembre 1982, e descrive appunto la società dei tempi in cui è vissuta Emanuela, in cui lei è stata giovane, giovanissima, e tanti protagonisti di questa storia. Naturalmente i figli di Alberto Sordi sono giudicati in modo diverso a seconda del punto di vista di chi ne parla, fatta salva la sua grande capacità attoriale, la sua arte scenica, e quella è fuori di dubbio, sono sempre stati considerati il manifesto di una certa borghesia retriva, ipocrita, velleitaria. Qualcuno lo ha definito la voce di Giulio Andreotti. Noi non sappiamo tutto questo, o meglio sì, possiamo esserci fatti un'idea, ma non è questo l'argomento. Quanto a questo film con Alberto Sordi e Monica Vitti, e nel ruolo della figlia la compianta Isabella De Bernardi, che ricordiamo anche in alcuni film di Carlo Verdone, figlia del noto sceneggiatore Piero De Bernardi. No, persone che sapevano il fatto loro, poco ma sicuro, nel contesto del cinema italiano, della commedia all'italiana. Quindi ricorderete di cosa parla questo film. E se non l'avete visto, scusate se spoilero. Qual è il punto? Due coniugi che vivono abbastanza affiatati, senza particolari problemi economici, nel cuore di una splendida Roma un po' appassita, non ancora rimessa in spolvero come quella attuale, e con una figlia di 16 anni. 16 anni è proprio l'età che viene detta nel film in un passaggio, in una battuta. Una figlia che non va d'accordo col padre, perché in quell'età di ribellione, di rivendicazione, di polemica, va d'accordo con la madre però. Il padre crede sia una ragazza come tante altre, che va a prendersi la pizza col fidanzatino, che si veste un po' da stupidina, si mette le sue camicie, una cosa che si usava tra i 70 e i primi 80, mettersi indosso qualcosa del papà. E che prima o poi metterà la testa a posto, insomma. Poi, per un equivoco, Alberto Sordi, il papà, diciamo, verrà a scoprire cose di questa figlia che non aveva immaginato, anche di sua moglie. Ma in definitiva, il discorso su moglie e marito, da questo punto di vista, oggi si può considerare superato. Non quello, invece, relativo al rapporto tra genitori e figli. Siamo nei primi anni Ottanta. Molti genitori forse peccavano ancora di ingenuità, credevano che i figli, sì, avevano diritto a una loro vita, a uscire in discoteca, non si era più ai coprifuoco degli anni che erano stati, permaneva un filo di conservatorismo, di attaccamento, diciamo, ai valori. E dunque scoprire fatti di droga, scoprire che la figlia era disposta a tutto pur di spuntare una cifra per comprarsi la dose, e che la moglie oltretutto sapeva tutto ma non glielo diceva, e scoprire che la figlia era stata traviata dal suo migliore amico lo aveva portato a pensare anche di uccidere. Ha già tirato fuori la pistola a un certo punto. Forse questo è solo un film, non vorrei assumere toni epici, me ne scampi, però una piccola riflessione, oltre
diciamo, le ore liete che ci ha fatto passare, che ci hanno fatto passare questi nostri interpreti. Ecco, io quel 30 secondi li dedicherei, come scrissi nel mio primo articolo sul caso Orlandi nel 2019. Io ci ho pensato più di 30 secondi, anche un paio di minuti, così. Senza pregiudizi né in positivo né in negativo, perché se veramente cerchiamo una verità o un rapporto con la verità, che è già qualcosa, non possiamo fasciarci la testa con delle bacchettonerie che oggi, tra l'altro, sono abbastanza fuori luogo. Tutto può essere accaduto, come anche no, ma in ogni caso non ci sarebbe niente di male.